A pagina 36 il libro distingue gli errori casuali dagli errori sistematici. Cominciamo con gli errori casuali, detti anche errori accidentali. Immaginiamo di fare l'esperimento delle oscillazioni del pendolo, misurando 5 oscillazioni complete con un cronometro. Ripetendo la misura più volte, difficilmente otteniamo risultati uguali. Questo perché, nonostante tutte le attenzioni, durante nell'eseguire la misura compiamo degli errori. Quali sono questi errori? Facciamo partire il cronometro qualche volta in anticipo, qualche volta in ritardo, in modo involontario. E lo stesso, fermiamo il cronometro a volte in anticipo, a volte in ritardo. Un altro errore casuale potrebbe essere che al momento di lasciare andare il pendolo da fermo, e non da Civitanova, per quanto cerchiamo di stare attenti a tenerlo fermo, invece gli diamo inavvertitamente una piccola spinta o una piccola trattenuta. Quindi non lo facciamo partire proprio con velocità zero. Anche questo è un errore inevitabile. Gli errori casuali dipendono dal caso. A volte danno un risultato di tempo maggiore, quello vero, altre volte minore. Sono errori inevitabili, imprevedibili. Stando attenti possiamo naturalmente cercare di ridurli il più possibile, però è difficile eliminarli del tutto. A volte influenzano il risultato per eccesso, a volte per difetto, cioè a volte ci fanno trovare un tempo leggermente più lungo, un tempo leggermente più corto, però alla fine in qualche modo si compensano tra loro, proprio perché a volte comportano delle misure, diciamo, leggermente in eccesso, a volte leggermente in difetto. In questo file ho riportato esempi di errori accidentali ed errori sistematici. Il primo esempio, anzi il secondo esempio, è proprio l'esperimento della misura del periodo di oscillazione di un pendolo, cioè la durata delle oscillazioni. Un esperimento molto simile a quello che propongo come primo esempio, che è il tempo di caduta di un oggetto da una certa altezza. Per esempio immaginiamo di lasciar cadere una pallina da tennis da una finestra da una certa altezza, e gli errori accidentali sono gli stessi che diceva il libro. Schiacciare e far partire involontariamente il cronometro un attimo prima o un attimo dopo, sia alla partenza che all'arrivo. Dare involontariamente una leggera spinta, una leggera trattenuta alla pallina al momento di lasciarla andare. Gli errori accidentali sono inevitabili, avvengono a volte in eccesso, a volte in difetto, e per questo motivo si ripete più volte la misura del tempo di caduta e poi si fa la media aritmetica dei tempi ottenuti. L'operazione di fare la media aritmetica bilancia un po' le cose, perché fa compensare le misure in eccesso con quelle in difetto. Infatti il calcolo della media fa sì che gli errori accidentali in eccesso e in difetto si compensino. Passiamo però agli errori sistematici, che sono molto più importanti degli errori accidentali, perché vedremo che non si compensano. Un esempio di errore sistematico è la presenza dell'attrito dell'aria, che rallenta sempre la caduta della pallina. Quindi tutti i tempi che registriamo risultano sistematicamente più lunghi di quelli che si registrerebbero nel vuoto. Ecco quindi perché si chiamano errori sistematici, perché avvengono sempre in eccesso oppure sempre in difetto. In questo caso sono tutte misure in eccesso a causa dell'attrito dell'aria. Un altro errore sistematico potrebbe essere se la persona che lascia cadere la pallina lo fa senza preavviso, così che il cronometrista fa partire sempre in ritardo la misura del tempo, e in questo modo si otterranno tutti i tempi più brevi dei tempi veri, perché il cronometrista parte sistematicamente in ritardo. Altro errore sistematico, l'utilizzo di un cronometro starato che marcia o troppo lentamente o troppo velocemente. Tutte le misure di tempo risulteranno alterate, ma non alcune in difetto e altre in eccesso. Saranno tutte quante alterate, o tutte più brevi o tutte più lunghe rispetto alla durata vera. Quindi gli errori sistematici avvengono sempre per eccesso o per difetto, cioè tutte le misure registrate sono sistematicamente tutte maggiori o tutte minori dei valori veri. Perciò gli errori sistematici non si possono compensare con la media aritmetica e sono più pericolosi degli errori accidentali, perché alterano i risultati degli esperimenti. Perciò è importante riconoscere gli errori sistematici in un esperimento ed evitarli, eliminarli. Nel caso della pallina in caduta, in teoria bisognerebbe fare l'esperimento sotto vuoto, cioè togliendo l'aria per togliere l'attrito, in linea di principio. Tutte queste considerazioni valgono anche per l'esempio che riportava il libro, la misura della durata delle oscillazioni di un pendolo, in cui valgono gli stessi errori accidentali e gli stessi errori sistematici che abbiamo appena visto in questo esempio della caduta di un oggetto.
Il libro prosegue facendo altri esempi di errori casuali o accidentali. Per esempio dice: misurando più volte lo spessore di un disco o di una moneta, possiamo ottenere valori diversi perché in certe zone la moneta ha spessore leggermente maggiore e in altre leggermente minore. Comunque alla fine si fa la media aritmetica e il problema si risolve. Per gli errori sistematici la situazione è più delicata perché, come abbiamo visto prima, non si compensano in quanto avvengono sempre nello stesso verso, o sempre per eccesso o sempre per difetto. Anche il libro fa l'esempio di un cronometro mal tarato che ci dà per esempio tutti i tempi un po' più lunghi di quelli veri. Inoltre gli errori sistematici non nascono soltanto dall'uso di strumenti difettosi ma anche dalla maniera in cui è condotta la misura. Il libro fa l'esempio di una misura di massa. Ogni volta che noi misuriamo la massa di un oggetto, in realtà troviamo un valore leggermente minore di quello vero, perché la presenza dell'aria esercita sempre una spinta verso l'alto che si chiama la spinta di Archimede, che riduce in parte il peso dell'oggetto. Questa spinta di Archimede è per un oggetto pesante, denso, come può essere un cubo d'acciaio. La forza di Archimede è trascurabile, ma per un oggetto leggero, come un cubo di polistirolo, l'effetto della spinta di Archimede può essere non trascurabile e quindi otteniamo un valore di massa che è sottostimato, quindi inferiore rispetto a quello vero. Otteniamo un valore minore di quello reale per colpa di questa spinta di Archimede che sugli oggetti leggeri si può vedere molto bene, come quando spinge verso l'alto i palloncini. Dunque, nella misura della massa dell'oggetto di polistirolo c'è un errore sistematico per difetto, che è la presenza della spinta di Archimede, cioè la presenza dell'aria. Questo errore sistematico per difetto può essere eliminato in due modi: o si effettua la misura nel vuoto, se è possibile, oppure si calcola l'effetto di questa spinta di Archimede dovuta all'aria e si corregge il risultato sperimentale tenendone conto. Nel file anch'io faccio l'esempio della misura del peso di un oggetto con la bilancia, ricordando che la spinta di Archimede dell'aria agisce su tutti gli oggetti dal basso verso l'alto e quindi in aria, pesati in aria, tutti gli oggetti hanno un peso effettivo leggermente minore che se venissero pesati nel vuoto. Oppure il classico errore sistematico che uno utilizza una bilancia starata e tutti i pesi misurati sono inferiori o superiori rispetto ai pesi veri. Faccio notare che in questo file gli errori sistematici li ho colorati di rosso perché sono quelli più pericolosi. Qui c'è un altro esempio, la misura del volume di un tappo di sughero per immersione in un cilindro pieno d'acqua. Un errore sistematico abbastanza banale potrebbe essere che il tappo non risulta completamente immerso e quindi non si misura il volume del tappo ma solo il volume della parte immersa. In questo modo si ottiene una misura che è sistematicamente minore del volume vero. Allora uno, per immergere il tappo completamente in acqua, può metterci dentro il dito e tenerlo premuto sul fondo, ma in questo caso introduce un altro errore sistematico perché va a misurare pure quella parte del dito che è immersa, e stavolta è un errore sistematico per eccesso, cioè trova una misura di volume che è di più, è maggiore del volume vero del tappo, perché sta misurando anche una parte del suo dito, perciò magari deve utilizzare un bastoncino molto sottile. Altro errore sistematico: la lettura di un indicatore ad ago su una scala graduata. Se uno si mette ad osservare da una posizione obliqua, invece di porsi perfettamente davanti allo strumento, l'ago appare in una posizione diversa da quella vera e quindi ottiene delle misure in eccesso o in difetto. Questo tipo di errore si chiama errore di parallasse. Un ultimo esempio di errore sistematico è la misura del calore ceduto da un oggetto caldo a uno freddo. Se uno immagina che il calore passi direttamente dal corpo caldo al corpo freddo, senza disperdersi una parte nell'ambiente, commette un errore sistematico.